privilegio, un grande privilegio per avere con noi nel progetto Made in Cuba un nostro ambasciatore, tale è Nino Benvenuti. Grazie, grazie di cuore. Naturalmente da me non vi aspetterete di sentire nozioni tecniche, scientifiche, culinarie, perché qualche cosa ho imparato, anzi ho imparato molto, e lo faccio per me, per gli amici, casa mia. Posso dirvi che è con grande piacere che posso usare il coperchio del Magic Cooker, che facciamo vedere perché gli erano nascosto, meglio che lo vediamo. E essere testimonial di questa grande organizzazione mi lusinga molto. Mi lusinga avere vicino persone come Marco, Luciano e Marco Ferrari, che sono la testa di questa grande iniziativa che voi conoscete bene e che sta veramente mietendo delle grandi messe di raccolti incredibili nel mondo. Dico nel mondo perché ormai tutto il mondo conosce e di più conoscerà le coperte delle Magic Cooker. Vi dicevo che io sono semplicemente felice di poter testimoniare il coperchio. Quello che vi posso dire, tra l'altro, è una cosa che gli atleti, ecco, andiamo nel campo mio, gli atleti hanno sempre avuto dei grandi problemi di alimentazione, ed è un termine molto preciso, questo potrebbe essere sfruttato veramente. L'atleta ha delle esigenze che sono quelle di mangiare sano, pulito, senza grassi o senza grassi cotti o bruciati. E l'atleta quindi, con l'utilizzo di questo coperchio, che potrà essere avere un grosso riscontro presso i centri di alimentazione per atleti, nei centri sportivi, pensate soltanto ai centri dei calciatori, quanti ce ne sono in ogni città, ma ce ne sono tanti, tantissimi, per cui portare il messaggio e informarli e farli utilizzare questo mezzo, per quello che mi riguarda, sarebbe un colpo grossissimo, sarebbe una cosa straordinaria. Io non è che abbia molto da dire, ho fatto piccole cose con il coperchio. La prima cosa che ho fatto nella stagione autunnale, ho fatto le castagne e ho trovato sempre le castagne che non si sono bruciate, si sono aperte completamente come una rosa, e dentro era la castagna cotta in maniera perfetta, umida al modo giusto e non secca, e saporita. Ecco, una di queste cose le proverete a fare con le castagne e vi accorgerete che è una cosa straordinaria, molto meglio di quelle che si mangiano all'angolo della strada. Altro non so cosa potrei dire, il professore Dainelli ci ha raccontato molte cose e voi sono certa che le avete memorizzate, io pure. E ringrazio questo staff importante, perché assieme al professor Calabrese è diventato veramente un'azienda, uno staff, una entità e una realtà incredibile, nazionale adesso e già internazionale fra brevissimo tempo in maniera assoluta. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, siete molto gentili anche di applaudirmi, e con la Magic Cooker vedrete che faremo veramente delle grandi cose, grandi, grandi, grandi. Complimenti a voi tutti, grazie. Un ringraziamento affettuoso a Nino Benvenuti. Molti di voi poi ricorderanno tutte le promozioni che sono state fatte in maniera un po' abusiva,